Ci aspettiamo una richiesta di archiviazione, però non ce l'aspettiamo domani mattina perché non sono così ingenuo. Certamente saranno necessari dei riscontri da parte dell'autorità investigativa. Abbiamo apprezzato la grande disponibilità da parte del pubblico ministero nell'accogliere la nostra istanza e quindi noi siamo fiduciosi. Così l'avvocato Massimo Cirulli, legale di Mauro Febbo, capogruppo di Forza Italia ed ex assessore dell'attuale giunta regionale, indagato nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Pescara in relazione alla realizzazione del polo oncologico dell'ospedale di Chieti. Febbo è stato ascoltato questa mattina dal PM Andrea Di Giovanni per oltre 3 ore. Per spiegare la provenienza di 500.000 euro trovati dalla Guardia di Finanza in cassette di sicurezza, secondo l'accusa, possibile prova di tangenti ricevute dal noto imprenditore Vincenzo Marinelli per agevolare un gruppo industriale di sua fiducia per la realizzazione del polo oncologico. Contenuto la cassetta di sicurezza, abbiamo documentato che si tratta del provento dell'attività professionale di Mauro Febbo accumulato in un quarantennio. Poi abbiamo fornito giustificazioni in ordine alla documentata opposizione di Mauro Febbo, dapprima quale presidente della commissione di vigilanza, quindi quale assessore regionale alla costruzione del polo oncologico di Chieti. Real Project Financing. Sì, di questo si tratta, sì. Che seguiva quello presentato dalla Maltauro che aveva ad oggetto la ricostruzione dell'intero complesso ospedaliero. Sugli eventuali rapporti con l'imprenditore farmaceutico pescarese Vincenzo Marinelli, fra i principali indagati dell'inchiesta, l'avvocato Cirulli ha aggiunto. Non ha avuto rapporti con il signor Marinelli se non qualche occasionale incontro. Ha ricevuto, questo non l'ha negato, un paio di cesti natalizi, peraltro non scartati, ma certamente Di Marinelli. da parte del signor Marinelli, che peraltro descrive come una persona di compagnia, insomma, una persona che lo intratteneva soprattutto sulle vicende calcistiche, non solo locali, ma certamente non ci sono state dazioni corruttive o erogazioni di utilità diverse.